con Michele Spano, coordinatore territoriale della Conf Artigianato. Abbiamo assistito a una bellissima riunione, la sala era completamente piena, mi sa che o cambiate sede oppure si deve fare, come dire, in orari separati. Che cosa rappresenta questo momento di incontro? Rappresenta l'unione di artigiani che con la Confartigianato si sentono rappresentati da un gruppo che li segue in ogni problematica e gli dà risposta ad ogni problematica. Associarsi serve perché voi tutelate i vostri associati e perché altro? Per un futuro migliore e per dare supporto alle aziende che stanno in difficoltà e cercare di interagire concorrente con concorrente, ma non essere più concorrente, ma essere amici. Essere colleghi. Paolo Cicutello, tu rappresenti una categoria importante, ma hai anche una mansione difficile, che è quella di far intendere a tutti i tuoi colleghi, non concorrenti, qual è l'importanza di essere associato alla Confartigianato. Ma in questo momento difficile, di recessione, di crisi, essere associati, l'unione fa la forza. Sì, sicuramente. Il nostro obiettivo, che è partito già da qualche anno, è quello di lavorare in sinergia quelle che sono le maestranze del territorio. Noi abbiamo l'interesse di rappresentare non il singolo artigiano del singolo centro comunale, ma fare gli interessi di tutti gli artigiani che appartengono ad un comprensorio più ampio, poiché gli stessi problemi che hanno gli artigiani di Toritto piuttosto di quelli di Palo che di Grumo sono gli stessi, per cui portarli alla ribalta in maniera più amplificata, si riescono a dare risposte molto più concrete, dirette e soddisfacenti ai nostri associati. Noi invitiamo tutti gli artigiani ad associarsi alla nostra categoria, che è la più grande in assoluto in Italia, proprio perché dobbiamo essere più forti. Con il quasi dottor segreto, perché tu sei panettiere, però ti stai per laureare in economia. Parliamo invece di apprendistato. È stato varato qualche giorno fa, qualche mese fa, un avviso pubblico dove c'è l'opportunità di assumere degli apprendisti per 2 o per 3 anni. Tu sei giovane, siamo coetanei. Invita in questo momento i ragazzi che sono a casa a tornare a frequentare le botteghe, perché imparare un mestiere è vero che non sarà un posto fisso, però... No, non è vero, perché invece io sono pienamente convinto dell'idea che l'artigiano è l'unico posto fisso vero in Italia, perché l'artigiano rappresenta la cultura dell'Italia e ha rappresentato anche la rivoluzione storica industriale dell'Italia, perché è sull'artigiano che si è basata poi l'evoluzione civile, perché noi se oggi ci riuniamo è perché è sempre stato storico che l'artigiano si è riunito. Perché probabilmente l'artigiano alla vecchia maniera pensava solo alla sua bottega. Oggi deve pensare che il lavoro non finisce alla porta della bottega. E oggi, dall'anno scorso, fine anno scorso, è uscito un bando su tutto il territorio italiano, che è un avviso pubblico, che prevede che all'assunzione di un apprendista c'è alla ditta che lo assume un contributo che va dai 4,8, probabilmente mi sfugge, 4,8, 4,7 fino a un massimo di 5,5 mila euro per quanto riguarda l'assunzione di questo apprendista a fondo perduto. Ovviamente l'apprendista si deve formare anche da un punto di vista teorico, deve frequentare una scuola, vabbè, per poche ore lo deve fare, e il contributo è abbastanza impegnativo anche per quanto riguarda il titolare, perché deve garantire la formazione di un professionista, deve essere un professionista, questa è la verità, dobbiamo essere professionisti. Un'officina meccanica. Dove? A Toritto. Cosa ti senti di dire alla tua amministrazione comunale che ti sta guardando? L'amministrazione comunale, io più che l'amministrazione comunale, mi sento di dire agli artigiani, della zona, perché effettivamente dobbiamo cambiare noi prima di tutto. Diceva prima il dottore che comunque dichiariamo tutti quanti il minimo necessario, quindi poi magari vai in banca, non riesci ad avere un prestito, non riesci ad avere niente, quindi è questo che bisogna cambiare. Io ho gli operai, quindi pago le tasse normalmente, quindi se vado in banca si apre. Ti senti con un senso civico alto? Sì, quindi. Gli apprendisti come facciamo a farli rientrare nella bottega, tra virgolette? Quale potrebbe essere il segreto? La prima cosa da fare. La passione? Quella è la prima cosa. Io volevo precisare qualche cosa prima, perché io sono stato uno che mi sono prodigato per questo tipo di discorso. Per esempio, nel mio laboratorio oggi
tutti gli anni accedono delle scuole, dalla scuola media, vengono a fare visita nel mio laboratorio, perché diciamo che su Paolo, diciamo che è un laboratorio leader, quindi ne sono orgoglioso. E io cerco, e quando vengono mi metto a disposizione per poter imparare. Quindi possiamo dire, ragazzi, per essere telegrafici, visto che bisogna entrare decisamente nel campo artigianale, perché oggi come oggi il campo artigianale potrebbe dare delle buone risposte a questi ragazzi. Poi, siccome che si parla dell'amministrazione comunale, cosa ti senti di dire? Telegrafico che l'amministrazione bisogna dirci, ecco, l'amministrazione si deve dare una mossa, perché è tutto bloccato. Ma cosa chiedi? Chiedo il lavoro, e se non lo sbloccano il lavoro, come si fa a lavorare? Loro hanno tutti in mano un monopolio del settore edilizio, la cosa che, quindi se non sbloccano questa situazione, come dobbiamo fare a lavorare? Quindi lo sblocco del piano regolatore? Certo, è certo. Se non sbloccano quel settore, tanti i fabbri, gli idraulici, gli elettricisti, i falegnani, i pittori, se non sbloccano quella situazione, a Palo stiamo morendo. E sempre all'interno della sede qui a Palo del Collo stiamo facendo questo reportage. Adesso proviamo a sentire la voce di molti artigiani. Di cosa ti occupi? Qual è la tua attività imprenditoriale? Io ho un'autofficina e 200 revisioni. Che cosa ti senti di dire in questo momento ai politici che ci stanno guardando? Beh, sentirmi di dire, perché non sono... Io mi riferisco agli amministratori comunali. Allora, abbiamo bisogno di essere più tutelati, ma non solo a livello giuridico, quelle cose là, proprio a livello di cultura. Noi avevo bisogno di sapere di essere considerati dei promotori dello sviluppo nazionale, non ben altro quelli che loro vogliono farci pensare. E poi è pure giusto che qualcuno si occupi di noi personalmente, a tappeto. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica come ci dobbiamo muovere in qualsiasi situazione, in qualsiasi luogo, perché a qualsiasi persona che noi che ci informiamo, nessuno ci dice mai come ci dobbiamo comportare. Cosa ti senti di chiedere agli amministratori comunali che in questo momento ti stanno guardando? Beh, di abbattere sicuramente il lavoro nero. Incide nel tuo lavoro? Beh, sicuramente. È il tuo concorrente principale? Sì, diciamo di sì. Non possiamo chiamarlo collega? No, assolutamente. Con il presidente Natale Bari dell'associazione qui a Palo, te l'aspettavi tutta questa gente? Sinceramente no, mi ha fatto veramente piacere vedere tutte queste persone che avevano voglia di sapere e capire un po' cosa stavamo dicendo e facendo. È stata una soddisfazione incredibile, sinceramente. In questo momento ci stanno guardando, cosa ti senti di dire ai ragazzi, perché comunque noi abbiamo un pubblico molto giovane, cosa ti senti di dire ai ragazzi, che messaggio ti senti di lanciare in qualità di artigiani, rappresentante degli artigiani? Di non affliggersi. Ma soprattutto di frequentare molto di più gli artigiani, di poter imparare un mestiere. L'apprendistato, ripristinare l'apprendistato è una cosa molto importante, infatti stasera è stato sorvolato questo discorso, ma è una cosa molto importante. L'apprendistato deve essere senz'altro, sarà il cavallo trainante dell'artigiano. Ecco. E dell'economia italiana. L'economia italiana, speriamo bene. Questo dipende dagli organi, da chi ci comanda, dagli organi di governo e regionali.